Domenica ritornerò allo stadio. Ho comprato due biglietti per Torino-Napoli. Aspetta. Ecco qua. Così va meglio. Ciao dall'Italia, ciao da casa UIV. Cari tifosi napoletani, mi rivolgo direttamente a voi. Per prima cosa, complimenti. Complimenti perché? Complimenti per la vittoria dello scudetto. E non fate gli scongiuri. Anche le agenzie di scommesse, dopo la vittoria di sabato scorso con l'Atalanta, hanno chiuso le quote. Quindi lo scudetto al Napoli è considerato sicuro. Complimenti. Basta, basta con gli scongiuri. E poi complimenti per il trionfo di ieri sera in Champions League con il passaggio per la prima volta nella storia ai quarti di finale in Champions League. Complimenti, complimenti, complimenti. Bravi, festeggiate, festeggiate voi e dite alla vostra squadra del cuore di festeggiare. Hanno festeggiato loro? Ancora di più, festeggiate! Ci vuole una grande festa, una grande baldoria. Dovete mangiare voi, anche i giocatori devono mangiare, mangiare, bere. A più non posso. E poi c'è la partita di campionato di domenica prossima. Casualmente è contro il Torino. Io e mio figlio faremo 150 km per andare a vedere Torino-Napoli. Cari tifosi napoletani, mi affido al vostro buon cuore. La gente di Napoli è famosa in Italia e nel mondo per la solarità, certamente, ma anche per la generosità. E poi, adesso mi rivolgo alla squadra, ma anche ai tifosi. Cari giocatori del Napoli, avete già vinto lo scudetto? Sì, dai, sì, c'è la Champions League. Avete giocato mercoledì, sicuramente avete festeggiato ed è giusto festeggiare. Domenica, considerate la partita come un allenamento defaticante. Pensate ai quarti di finale. Non sarà l'appuntamento con la storia per voi domenica a Torino. Non è la partita della vita. Piano piano, caro Spalletti, allenatore, uomo di grande esperienza, consiglia ai tuoi giocatori di non impegnarsi troppo. Attenzione perché quando si gioca ogni 4 giorni, insomma, il fisico potrebbe risentirne. Attenzione agli infortuni. Piano piano, avete già vinto il campionato. Cari napoletani, voi che siete gente di buon cuore, mettetevi una mano sul cuore. Davanti a voi ci sono giornate che ricorderete per tutta la vita. Vi chiedo una sola giornata da ricordare, quella di domenica prossima. Per favore, regalateci una gioia. Certo, potrei rivolgermi ai giocatori del Torino. Sì, forza Toro, sempre forza Toro, sta giocando bene quest'anno il Torino. Però dateci una mano, non illegalmente, per carità, ma sta nelle cose. Piano piano, eh. Non impegnatevi troppo, non affaticatevi troppo. Avete giocato mercoledì, poi c'è la trasferta da Napoli a Torino e poi bisogna ritornare a Torino. Il mese prossimo ci saranno i quarti di finale di Champions League. Conservatevi integri per il vostro appuntamento con la storia, i vostri appuntamenti con la storia e lasciateci gioire così. Solo per un giorno. Noi soffriamo, mio figlio è un neo tifoso granata, 10 anni. Qualche mese fa ha provato a dire che simpatizzava per la Juve, non gli ho fatto neanche finire la frase, si è trovato già fuori casa, prima della fine della parola. Quindi mi sento un po' in colpa, tifare per il Torino non è una passeggiata di salute.
rendeteci felici. E poi io tiferò per il Napoli nei quarti di finale di Champions League, in semifinale, in finale. Adesso non mi voglio allargare, ma io ci credo. Tutto questo può succedere se domenica giocate così, come allenamento, con la stessa intensità di un amichevole d'agosto, voi. E così noi avremo una giornata da raccontare ai nipotini. Posso contare su di voi? Mi affido al vostro buon cuore, perché so che voi siete gente di cuore, cari tifosi, e quindi cara squadra del Napoli, caro Spalletti, per favore, sempre Forza Toro, seriamente, complimenti a Napoli.